Salve a tutti, benvenuti al corso d'italiano B1. 大家好，欢迎来到意大利语 B 级别教程。Io sono Susi. Lezione 23. Il comparativo. Buongiorno, nostro corso d'italiano. 大家好，欢迎回到我们的意大利语课堂。Sicuramente fra di voi c'è qualcuno che ha già viaggiato in Italia, o comunque avete iniziato ad informarvi su questo paese e delle sue meraviglie. 相信同学们中呢，一定有人已经去过意大利，或通过我们的课程或因特网查询过这个美丽的国度。那么今天就让我们通过第三课走遍意大利，一起来进一步了解意大利的城市、旅游、历史古迹和意大利人。Studiando l'unità 3, in viaggio per l'Italia, conosciamo le città italiane, il turismo, i monumenti e gli italiani. 不仅如此，我们还会学到如何预订酒店，如何咨询旅游信息等。语法上会有比较级 il comparativo, 相对最高级 il superlativo, relativo, 和绝对最高级 il superlativo, assoluto.Siete pronti? 那么现在就让我们从比较级开始讲起吧。咦，有同学好奇地问了，这两个人物是谁呀？为什么要放这张照片在这里呢？ Chi sono questi due personaggi? Perché ci fai vedere questa foto? 那么首先呢，我来介绍一下。左侧的一位呢叫 Francesco Villa， 右侧的一位呢叫 Alessandro Bessentini。他们呢都是意大利著名的笑星和喜剧演员。在1992年的相识后呢，两人开始了一起的舞台、电视节目及电影合作。他们的组合名呢 ，Ale e Franz， 就是他们名字的缩写。大家看一下，他们的外貌有何不同之处？有同学说了 ，Francesco 比 Alessandro 要瘦，也比他长得要高，长得英俊。Alessandro 的头发呢，要比 Francesco 的少很多。年龄的话，感觉上两个人差不多。个性上呢，有可能 Alessandro 比 Francesco 呢来得幽默。那么，以上这些对比。我们如何用意大利语来表示呢？首先，我们来看比较级是如何构成的，又如何使用它们呢？比较级呢，可以分为较高比较级 comparativo di maggioranza， 较低比较级 comparativo di minoranza， 和同级比较 comparativo di uguaglianza。 那么什么叫较高比较级呢？较高比较级其实就是比较的人或事物中一方比另一方更怎么怎么怎么样，也就是一般会在品质形容词前出现副词 più， 如更高 più alto， 更美丽 più bello， 更聪明 più intelligente。 如果比较的双方为名词或代词时，我们用副词 più 加上形容词，再加上前置词 di 这样的一种形式。比如说 ，Lucia è più alta di Elena。Lucia 比 Elena 长得更高。Tu pesi più di me。你比我更重。Shanghai è più grande di Milano。上海比米兰更大。Il gatto è più tranquillo delle canne. 猫比狗更安静。Mio fratello è più studioso del tuo. 我的兄弟比你的更用功。大家有没有发现，以上五句话中出现的 Lucia 和 Elena， 你和我，上海和米兰，猫和狗，我的兄弟和你的兄弟，
都是上文我们所提到的名词或者代词。有时呢，如果出现副词，我们也要用到前置词 the 来引出比较的另一方。Fausto è più alto di prima. Fausto 比之前更高了。尽管这里出现的是 prima， 之前，但其实比较的呢还是 Fausto 的身高，只不过是现在的身高和之前的身高做比较。再如 Se lui spende ancora così tanti soldi, diventerà più povero di adesso。他如果再花那么多的钱，今后会变得比现在更穷。那么，如果比较两个形容词、动词、前置词、有前置词引出的名词或代词时呢，我们要用到副词 più 什么什么 che 的形式。比如说 ，Luigi è più furbo che intelligente。Luigi 是更狡猾，而不是聪明。Silvia è più simpatica che gentile。Silvia 很讨人喜欢，但不太有礼貌。Alla figlia di Anna piace più ballare che cantare。比起唱歌，安娜的女儿呢更喜欢跳舞。Parlare facile che agire。说比做容易。Anna è più gentile con Marta che con me. Anna 对 Marta 要比对我更好。Lucia è più affezionata a te che a lui. Lucia 更爱你，而不是他。Sono più triste in inverno che in estate. 我在冬天的时候呢，比在夏天更忧愁。以上例句中的第一、第二句是对同一事物或人的两种性质，也就是品质形容词之间的比较。第三、第四句是两个动词之间的比较。第五、第六、第七句中是两个带有前置词的名称或代词之间的比较。那么按照以上规则，大家来试一下用 che 或 di 来对以下三句句子呢进行填空。大家都填好了吗？用的是 di 还是 che 呢？有同学回答，按照上文你分析的当然是 D 咯，因为第一句 spaghetti 和 arizzo 是两个名词之间的比较，第二句 maschi 和 femmine 也是两个名词之间的比较，第三句 prima 难道不就是一个时间副词吗？的确，同学们的这个解释呢是蛮说服人的，但是很遗憾，第一句中呢，我吃面条比吃饭多。看上去是面条和米饭在做对比，对不？但事实上呢，是吃面条和吃饭两个动作在做比较。只不过呢，是 arizzo 之前的 mangio 被省去了。第二句中，在我们班级中呢，男生比女生多。看上去是 maschi 和 femmine 两个名词之间的比较，但事实上呢是 ci sono maschi 和 ci sono femmine 之间的对比。第三句中，相对过去，我现在很喜欢 Marco。 prima 的确是副词。上文中 Fausto è più alto di prima，Fausto 比之前更高了，是 Fausto 现在的身高和过去的身高做对比，而这里呢是过去对 Marco 的喜爱和现在对 Marco 的喜爱，这里呢出现了动词 piace， 所以呢以上三句都用 che，
Mangio più spaghetti che riso. Nella nostra classe ci sono più maschi che femmine. Marco mi piace più ora che prima. 那么什么是较低比较级呢？较低比较级就是比较的人或事物中，一方没有另一方怎么怎么样，也就是一般会在品质形容词前呢出现副词 meno 而不是 più。比如说，没有什么什么高 meno alto， 没有什么什么漂亮 meno bello， 没有什么什么什么聪明 meno intelligente。至于其后面使用 di 还是 che， 这一原则呢和较高比较级的原则是一致的。我们试一下用 meno 来替换上文中出现的句子，并保持其句意不变。Lucia è più alta di Elena. Elena è meno alta di Lucia. Tu pesi più di me. Io peso meno di te. Shanghai è più grande di Milano. Milano è meno grande di Shanghai.Il gatto è più tranquillo del cane. Il cane è meno tranquillo del gatto. Mio fratello è più studioso del tuo. Tuo fratello è meno studioso del mio. Fausto è più alto di prima.Fausto prima era meno alto di adesso. Luigi è più furbo che intelligente. Luigi è meno intelligente che furbo. Silvia è più simpatica che gentile. Silvia è meno gentile che simpatica.Alla figlia di Anna piace più ballare che cantare. Alla figlia di Anna piace meno cantare che ballare. Parlare è sempre più facile che agire. Agire è sempre meno facile che parlare.Anna è più gentile con Marta che con me. Anna è meno gentile con me che con Marta. Lucia è più affezionata a te che a lui. Lucia è meno affezionata a lui che a te. Sono più triste in inverno che in estate.Sono meno triste in estate che in inverno. Mangio più spaghetti che riso. Mangio meno riso che spaghetti. Nella nostra classe ci sono più maschi che femmine. Nella nostra classe ci sono meno femmine che maschi.Marco mi piace più ora che prima. Marco mi piaceva meno prima che adesso. 同级比较的话，就是比较的双方，可以是人，也可以是事物，中的一方和另一方，在某方面是一样的。这时我们用 così 或者 tanto。来取代副词 più 或者 meno， 用 come 或者 quanto 取代 di 或者 che。 当然这里的 così 和 tanto 也可以被省略。具体的形式为，如果比较的是形容词或副词，我们用
così 或者 tanto 加上形容词或者副词加上 come 或者 quanto 当然这里的 così 或者 tanto 也可以被省去比如说 Silvia 和 Lucia 一样高 Silvia è così alta come LuciaSilvia è alta come Lucia. Silvia è tanto alta quanto Lucia. Silvia è alta quanto Lucia. Natalia 的英语和你说的一样好。Natalia parla così bene l'inglese come te. Natalia parla bene l'inglese come te.Natalia parla tanto bene l'inglese quanto te. Natalia parla bene l'inglese quanto te. 如果比较的是动词或者名词，则只能用 tanto、quanto 的形式。比如说，他和我喝的一样多。Ha bevuto tanto quanto me. 当比较的是名词。Tanto quanto 则作为形容词。比如说，在上海的摩天大楼和在香港的一样多。A Shanghai ci sono tanti grattacieli quanti quelli a Hong Kong. Francesca 的鞋子和裙子一样多。Francesca ha tante scarpe quante gonne. 怎么样？大家对比较级中的较高、较低和同级比较都掌握了没有？大家是否可以试一下用比较级来形容课程开始前给大家看的图片中的两个人物 Alessandro 和 Francesco？ 如何表示 Francesco 比 Alessandro 要瘦？我们可以说Francesco è più magro di Alessandro. Alessandro è meno magro di Francesco. 当然我们也可以说 Alessandro è più grasso di Francesco 或者 Francesco è meno grasso di Alessandro. Francesco 比 Alessandro 要高。我们可以说 Francesco è più alto di Alessandro. Alessandro è meno alto di Francesco. Alessandro è più basso di Francesco. Francesco è meno basso di Alessandro. Francesco è Alessandro 英俊。Francesco è più bello di Alessandro.Alessandro è meno bello di Francesco. 那么 Francesco 出生于1967年，而 Alessandro 呢，则出生于1971年。Francesco 呢，比 Alessandro 的年纪要大，又如何表示呢？ Francesco è più grande di Alessandro.Alessandro è più giovane di Francesco. 如果要说 Francesco 比 Alessandro 大四岁，又如何表示呢？我们首先呢，还是用 Francesco è più grande di Alessandro， 然后呢，用前置词 di 引出大几岁。Francesco è più grande di Alessandro di quattro anni. 当然也可以说 Francesco ha quattro anni in più di Alessandro. Francesco 的头发比 Alessandro 的要多。Francesco ha più capelli di Alessandro. Alessandro ha meno capelli di Francesco.Alessandro 有可能比 Francesco 更幽默。Alessandro sarà più spiritoso di Francesco. Francesco sarà meno spiritoso di Alessandro. 这里呢，我们用到了 sarà，
因为支撑式的简单将来时呢，也可以表示一种推测，表示有可能。其实呢 ，Francesco 和 Alessandro 一样幽默。Francesco è spiritoso come Alessandro. Francesco è spiritoso quanto Alessandro. 怎么样？大家都掌握了今天的知识点了吗？我们一起来列一张比较级的表格。较高比较级，我们可以用副词 più 加上形容词加上前置词 di， 或者呢副词 più 加上形容词再加上 che。 较低比较级呢，我们可以用副词 meno 加上形容词再加上前置词 di， 或者用副词 meno 加上形容词再加上 che，再加上比较的另一对象。在使用较高比较级和较低比较级中，同学们一定要注意了，名词或代词间的比较要用到前置词 the 引出，形容词、动词或有前置词引出的名词或代词之间的比较则要用到 che。 同级比较呢，我们可以用così come 或者 tanto quanto 这一形式。如果比较的是形容词或者说是副词，我们可以用 così 或者 tanto 加上形容词或者副词再加上 come 或者 quanto。 这里的 così 或者 tanto 呢，也可以被省略。如果比较的是动词或名词，我们呢只能使用 tanto quanto 的形式。当比较的呢是名词，大家要注意了， tanto quanto 则作为形容词。今天的课程呢就到这里，下一讲呢我们将进入课文对话 è più grande di Napoli。 OK ragazzi, buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!